libere intersezioni fra cultura umanistica e cultura scientifica. Questo il tema che lo storico della scienza Lucio Russo ha trattato nell'appuntamento che si è svolto venerdì 5 aprile 2019 alla Sala degli Specchi presso la sede dell'Accademia dei Rozzi, storica istituzione senese che si occupa di curare gli studi relativi alle lettere, alle discipline storiche e alle arti. Ad introdurre l'incontro con il professor Lucio Russo è stato l'arcirozzo Filippo Maria Tulli, a cui hanno fatto seguito Letizia Pini e Massimo Arcangeli, direttore artistico di Parole in Cammino, il festival dell'italiano e delle lingue d'Italia organizzato a Siena. Sono l'arcirozzo dell'Accademia dei Rozzi di Siena, che è un'antica istituzione senese fondata nel 1531 da 12 artigiani senesi che vollero proporre e propugnare lo spirito degli attori di strada e quindi fondarono questa Congrega dei Rozzi. Successivamente nel 1691 la Congrega dei Rozzi fu insignita dal Granduca di Toscana a livello di accademia e tuttora è viva e vegeta. E come potete vedere fa sempre attività di carattere culturale. Questa sera, grazie all'interessamento e al coinvolgimento che ci ha portato la dottoressa Pini, abbiamo l'opportunità di ospitare nella nostra sede storica, nella Sala degli Specchi, una conferenza legata all'evento delle parole in cammino che si sta svolgendo qui a Siena. Questa sera nella nostra sede abbiamo il piacere di avere una conferenza tenuta dal professor Russo che penso sarà molto apprezzata dalla cittadinanza. La Crema è sempre sede di grandi momenti culturali, non solo per i soci, ma per anche al pubblico, e quindi mi fa piacere che il direttore Arcangeli possa raccogliere il testimone. Grazie. Grazie Letizia. Il Russo non ha bisogno di presentazioni, io voglio soltanto ricordare la prima occasione in cui ci siamo visti di persona di Fondegali, in Cielo Romano. Allora lì discutevamo di lingua italiana, che eravamo invitati proprio a riflettere sul tema, io già lo conoscevo soprattutto per la sensibilità spiccatissima e raffinatissima che lui ha proprio nei confronti delle tantissime virtuose intersezioni tra cultura umanistica e cultura scientifica, su alcuni testi di Russo, che tra l'altro è anche come divulgatore, credo che abbia pochi uguali nel nostro paese, non lo dico perché lui è qui, ma perché io ho tratto tesoro da tantissimi suoi testi negli anni, che ho anche utilizzato didatticamente all'università e talvolta anche in alcune presentazioni in scuole. Ecco, la trasparenza, la capacità di divulgare, la capacità soprattutto di far dialogare territori anche solo apparentemente molto distanti, che poi in realtà così distanti non sono, credo che facciano di Lucio Russo una persona di grande rilievo, verso lo spessore, ma anche una persona in grado di distribuire, di diffondere, di dare un sapere, e soprattutto quando gioca in modo serio sulle intersezioni tra cultura apparentemente distanti, come dicevo, forse potete esprimere una voce autorevole in più. Grazie di essere qui agli ospiti del nostro festival e di questo esempio. Oggi ho cercato di dire che il problema della scarsa comunicazione, diciamo, tra umanisti e scienziati riflette un problema più generale, diciamo, di crollo della cultura, perché la cultura vera è unica, insomma. Quindi la scarsa conoscenza, diciamo, del metodo scientifico da parte degli umanisti e la scarsa cultura umanistica degli scienziati sono due aspetti, diciamo, di un problema unico. Spesso io credo che gli umanisti si sentono assediati, no, dall'eccessivo peso della cultura tecnico-scientifica, no? Spesso si mettono insieme le due cose come se fossero un'unità indissolubile. E mentre il problema non è questo, secondo me, il problema è che c'è una crisi della cultura in generale, quindi in particolare anche una crisi della cultura scientifica. E allora volevo fare qualche accenno per la didattica scientifica. E la didattica scientifica, secondo me, è un crollo negli ultimi decenni. Insomma,
cioè quali sono, diciamo, come dire, le basi del metodo scientifico, perché direi che ci sono due basi essenziali, una delle due è il metodo dimostrativo, cioè sapere dimostrare dei teoremi, capire cos'è un teorema, riuscire a fare una dimostrazione, diciamo, un elemento essenziale nella scienza esatta, probabilmente qua sto parlando di scienza esatta. E oggi, diciamo, il metodo dimostrativo è in crisi profonda, sta quasi sparendo, non so se tutti ne sono consapevoli, cioè nel mondo occidentale non si studiano quasi più teoremi nella scuola secondaria, c'è un residuo in Francia e in Italia, però in via di rapida sparizione. Quando ho cominciato, in una delle prime lezioni di quest'anno di storia della scienza, volevo cercare di mettere in crisi le idee, i concetti dei ragazzi sul confine tra la matematica e la fisica. Insomma, allora ho chiesto, secondo voi, qual è la differenza tra la matematica e la fisica? E una ragazza, studentessa primo anno, è venuta solo in quella lezione per non mi ha risposto: beh, la matematica sono tutti esercizi meccanici, cioè questa è l'idea che aveva ricevuto da un liceo scientifico di cosa fosse la matematica. Insomma, questo lo trovo abbastanza impressionante, ma non è un caso isolato. Insomma, c'è un bravo matematico, Norman Wildenberg, che insegna a Sydney, ma è canadese di origine, ha studiato negli Stati Uniti a Yale, che ha messo in rete su YouTube molte lezioni sue, insomma. E in una di queste lezioni dice: ma sapete che la matematica una volta era una cosa diversa, una volta si dimostrava le proposizioni, insomma, lo dice come una scoperta che ha fatto lui, insomma, perché negli Stati Uniti non esiste più l'idea di dimostrare qualcosa. E sta sparendo anche dall'università, nella dimostrativa, insomma, la didattica universitaria è rimasta nei corsi di laurea in matematica, corsi di laurea di servizio per non matematici, per esempio per biologi, per economisti, anche per gli ingegneri, stanno sparendo, mandano gli enunciati di teorema senza le dimostrazioni. E quello che è successo nell'alto medioevo, non si conservava qualche proposizione di Euclide, si eliminava le dimostrazioni, esattamente lo stesso procedimento. Ecco, e l'altro aspetto importante, diciamo, delle teorie scientifiche, insieme, a fianco, diciamo, al metodo dimostrativo, naturalmente è il rapporto con i fenomeni, il rapporto con i fatti. Cioè la teoria scientifica è valida, funziona, se da una parte è coerente al suo interno, perché usa, diciamo, il metodo dimostrativo per dedurre affermazioni da altre affermazioni, e dall'altra parte riesce a dedurre dai propri principi affermazioni in accordo con ciò che si osserva, diciamo, con i fatti. Ecco, il rapporto con la fenomenologia è l'altro punto che è venuto in crisi e non sta sparendo, diciamo, dalla didattica.